riconoscere nel bambino la luce venuta a illuminare le genti è un uomo vecchio che ha atteso con pazienza il compimento delle promesse del Signore. Ha atteso con pazienza. La pazienza di Simeone. Guardiamo da vicino la pazienza di questo vecchio. Per tutta la vita egli è rimasto in attesa, ha esercitato la pazienza del cuore. Nella preghiera ha imparato che Dio non viene in eventi straordinari, ma compie la sua opera nell'apparente monotonia delle nostre giornate, nel ritmo a volte stancante delle attività, nelle piccole cose che con tenacia e umiltà portiamo avanti cercando di fare la sua volontà. Camminando con pazienza, Simeone non si è lasciato logorare dallo scorrere del tempo. È un uomo ormai carico di anni, eppure la fiamma del suo cuore è ancora accesa. Nella sua lunga vita sarà stato a volte ferito, deluso, eppure non ha perso la speranza. Con pazienza egli custodisce la promessa, custodire la promessa, senza lasciarsi consumare dall'amarezza per il tempo passato o quella rassegnata malinconia che emerge quando si giunge al crepuscolo della vita. La speranza dell'attesa in lui si è tradotta nella pazienza quotidiana di chi, malgrado tutto, è rimasto vigilante, fino a quando finalmente i suoi occhi hanno visto la salvezza. Io mi domando, da dove ha imparato Simeone questa pazienza? L'ha ricevuta dalla preghiera e dalla vita del suo popolo, che nel Signore ha sempre riconosciuto il Dio misericordioso e pietoso, lento alla ira, ricco di grazia e di fedeltà. Ha riconosciuto il Padre che anche dinanzi al rifiuto e alle infedeltà non si stanca, anzi pazienta per molti anni, come dice Neemia, per concedere ogni volta la possibilità della conversione. La pazienza di Simeone dunque è specchio della pazienza di Dio. Dalla preghiera e dalla storia del suo popolo, Simeone ha imparato che Dio è paziente. Con la sua pazienza, afferma San Paolo, egli ci spinge alla conversione. Mi piace ricordare Romano Guardini che diceva: la pazienza è un modo con cui Dio risponde alla nostra debolezza per donarci il tempo di cambiare. E soprattutto il Messia, Gesù, che Simeone stringe tra le braccia, ci svela la pazienza di Dio. Il Padre che ci usa misericordia e ci chiama fino all'ultima ora, che non esige la perfezione, ma lo slancio del cuore, che apre nuove possibilità dove tutto sembra perduto, che cerca di fare breccia dentro di noi, anche quando il nostro cuore è chiuso, che lascia crescere il buon grano senza strappare la zizzania. Questo è il motivo della nostra speranza. Dio ci attende senza stancarsi mai. Dio ci attende senza stancarsi mai. E questo è il motivo della nostra speranza. Quando ci allontaniamo, ci viene a cercare. Quando cadiamo a terra, ci rialza. Quando ritorniamo a Lui dopo esserci perduti, ci aspetta a braccia aperte. Il suo amore non si misura sulla bilancia dei nostri calcoli umani,
ma ci infonde sempre il coraggio di ricominciare. Ci insegna la resilienza, il coraggio di ricominciare, sempre, tutti i giorni, dopo le cadute, sempre, ricominciare. Lui è paziente.